partiti. Rifiuta la partenza Baylor il Bardo. E in vantaggio Pistillo davanti a Wonderful Wind, Bridge Ghostly, Sacha Fool, Guizzo Vincente e Uber Get the Case. All'inizio della curva in vantaggio Pistillo davanti a Wonderful Wind, Bridge Ghostly, Sacha Fool, Guizzo Vincente e Uber Get the Case. Poco prima dell'ingresso in dirittura, posizioni invariate con Pistillo in vantaggio davanti a Wonderful Wind, Bridge Ghostly e Sacha Fool. I cavalli entrano in dirittura con Pistillo in leggero vantaggio lungo la corda davanti a Wonderful Wind, a centropista Bridge Ghostly, per linee interne Sacha Fool. Seguono Guizzo Vincente e Uber Get Key. All'interno è Pistillo, all'esterno Bridge Ghostly, è sempre in leggero vantaggio Pistillo davanti a Guizzo Vincente, Bridge Ghostly e Wonderful Wheel. Si stacca Pistillo davanti a Guizzo Vincente e Sacha Fool. Questa è una bella conferma, questa è una bella conferma, perché ha debuttato vincendo, si è ripresentato dopo 3 mesi e subito è andato al traguardo con la stessa intensità da un capo all'altro. È il candidato naturale al prossimo premio Rumon. Salvatore Sulas si riappropria della scena all'ippodromo Capannelle, che è anche il suo ippodromo. Veramente un cavallo interessante questo Pistillo. È più che interessante. Buon cavallo, qui no. Due indizi sono una prova, Alessandro. Due primi in questa maniera, ora non si può più nascondere. Questo è un buon cavallo, questo è un buon cavallo. Poi corre in una maniera che in testa, cioè sembrava adesso arrivano, invece... è ripartito, ha stroncato lui gli altri, insomma, che dietro si sono dati da me. Guizzo Vincente, saggio, è venuto a prendere il posto d'onore, insomma. Ma poi comunque io metterei sullo stesso piano quelli che hanno lottato tra Wonderful, sul quale ho dei dubbi sulla distanza adesso dopo averlo visto correre, perché è calato proprio in fondo, e Bridge, che ha bisogno ha avuto bisogno di questa corsa, viene avanti matematico, e il terzo, che è appunto Sacha Fool. Però qui il cavallo è uno solo, è uno solo.